Scienza la possiamo fare in maniera anche romantica, perché la scienza ginnasio, che vede noi una scuola di insegnanti che 95 anni fa in questo stesso campo. Così come ci ho sentito dire dal loro mister, è un orgoglio per noi giocare con voi, quindi per me questa è una cosa importantissima. Ha un valore storico inestimabile, siamo riconosciuti come club dappertutto di livello altissimo per la storia che abbiamo. Poi siamo incappati in errori di percorso come quello che abbiamo dovuto gestire in un recente passato. Quello che non è mai cambiato è la voglia di fare bene. Qui a Reggio non è mai mancata la voglia di ripartire, di imboccarsi le maniche. Quando mi hanno detto che il girone era il più difficile del campionato, io fondamentalmente ero contento, perché ho detto possiamo dimostrare al meglio quello che la squadra dovrà fare. Non ci accontentiamo di fare un campionato da serie B in C, cerchiamo di fare il meglio perché Reggio Emilia se lo merita. Ecco, senza voli pindarici, qual è l'obiettivo di quest'anno? Non ci diamo obiettivi, riprendo le parole di alcuni giocatori che sono stati interpellati nello stesso modo. Non ci diamo obiettivi perché tutte le volte che partiamo con degli obiettivi poi succede qualcosa in mezzo. Noi crediamo che si possa costruire sempre di più, le basi sono buone, la società c'è, la città anche, c'è anche un 100 anni che ci aiutano e credo che questo ci possa mettere davanti a qualsiasi tipo di ambizione. Altre iniziative per il centenario? Ne abbiamo tante, tanto di coinvolgimento, con Club DA è difficile perché non è facile trovare delle disponibilità come questa da parte di un club come questo che ci ha detto sì in 10 minuti. Però ci sono tante, tante iniziative anche di ambito culturale che porteremo avanti e di coinvolgimento della città intera. Abbiamo fatto Galleria Europea, abbiamo inserito un sacco di immagini della storicità della nostra squadra che credo sia uno degli archivi più importanti nella storia del calcio in Italia, oltre 18.000 foto dal 1913 ancora prima che nascesse la Reggiana, e quindi abbiamo tanti altri progetti che stiamo mettendo avanti. Il giorno del 25 di settembre ci sarà il centenario vero e proprio, arriveranno certamente i testimoni d'eccezione e poi qualcosa di bello, dei nomi importanti della storia della Reggiana, giocatori già contattati, vecchie glorie, e poi cercheremo di fare anche una partita delle vecchie glorie. No, il nome è Futre, l'abbiamo contattato, ci siamo promessi vicendevolmente che faremo qualcosa, io il biglietto aereo suo ancora non ce l'ho. Presidente, il primo regalo è stato rinfrescato, il secondo regalo è questo che abbiamo qui, il terzo regalo il marito, il quarto che oggi ho pagato, il marchio, oggi alle ore 17 abbiamo chiuso definitivamente l'atto di acquisizione. Quindi ufficiale, ufficiale. Ufficiale, sì, con l'atto notarile di oggi, l'acquisizione con diritti d'uso esclusivo e di proprietà esclusiva del marchio Ciregiano 1919. E casca fagiolo con quello che ieri la Lega ci ha consentito di usare, potendolo inserire su tutto il materiale tecnico e anche in prima squadra. Ma avete in mente un design particolare? Della maglia? Sì. 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 E questo? Questa la presenteremo a breve, sarà una cosa che spero che rientusiasmi la piazza. E mi aspetto che adesso chiediate dei buoni abbonamenti, quindi rientusiasmando la piazza mi aspetto gli abbonamenti che vi ho dichiarato qualche giorno fa. La sua è completa o? No, non è al completo, si sta cercando di lavorare, chiedete poi a DS quello che vorrà cercare, però mancano alcune mesti che credo siano nell'ottica di valutazione. Grazie. Grazie a voi. Grazie.